13 morti e un'ottantina di feriti a Milano per lo scoppio di una bomba in una banca. Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni. Non è che sono alieni dalla violenza, ma la usano in un altro modo. Non sparano mai nel mucchio, non sparano mai nascondendo la mano. L'anarchico spara al bersaglio, in genere al bersaglio simbolico del potere. Davvero. Dov'è la verità? Per gli anarchici è sulla pietra che per 2 anni ha coperto i suoi resti. L'ha scritta un poeta americano molti anni fa. Parla di una donna, la giustizia, alla quale un giorno qualcuno strappò la benda dagli occhi. Ma la risposta deve essere un'altra. Novembre del 1974, sul Corriere della Sera, Pierpaolo dà scandalo ancora una volta. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti, ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia, infine, gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione. Una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 1974. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della... Ma che cosa avevo fatto io?